ci sosterrà. Chi ti accuserà davanti a Dio? Egli è colui che ci giustifica. La condanna del peccato mio è cancellata per la morte sua. Ma Gesù risuscitò e intercede ogni or per noi. Nulla qui in terra, nessuno nel cielo potrà mai separarci dal tuo amore per noi. Nulla qui in terra, nessuno nel cielo.
Gloria al Signore, siamo felici di essere nella casa del Signore e vogliamo rivolgere la nostra attenzione alla Bibbia, alla parola di Dio, leggendo in Colossesi 2, verso 15. Colossesi 2, verso 15. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Vista la brevità del testo, lo rileggiamo. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Possiamo sedere. È evidente che il soggetto del testo biblico letto è il trionfo del Cristo crocifisso. La vittoria del Signore Gesù, morto e risorto, è ben indicata. Ha spogliato. Non sembrerebbe comprensibile se non ricordiamo che vuol dire un termine usato anche per altro. Si parla di spogliare nel linguaggio del tempo per indicare un animale spellato. Si parla di spogliare per disarmare completamente un nemico sconfitto. Si parla di spogliare per indicare qualcosa di danneggiato in modo da rendere inutile. Si parla di aspogliato nel senso di distruggere. Ben racchiude Ebrei 2,14 il concetto affermando: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. I generali romani, quando trionfavano, privavano di ogni autorità i nemici e poi se li conducevano prigionieri dietro il carro nella processione in onore della loro vittoria. E tutto questo lo apprendiamo da film, romanzi, storia e così via, dove vediamo generali romani con dietro questi nemici incatenati, spogliati delle armi, umiliati, che vengono fatti passare per i fori romani, spesso sotto un arco di trionfo dedicato proprio al generale vittorioso. Ma questi avversari, che erano spogliati di armi e indumenti e rivestiti come schiavi, ci ricordano che una cosa del genere è accaduto a qualcuno che spesso noi sopravvalutiamo nella sua realtà attuale, cioè di questo momento. Ci riferiamo a Satana, al nemico delle anime nostre. Gesù lo ha spogliato, lo ha disarmato, Gesù lo ha sconfitto. Egli perciò, Satana, non è più il nemico che potrebbe sembrare. Eppure, guardandoci attorno, qualcuno dirà: è evidente che è ancora forte. È vero, il trionfo del Cristo crocifisso in realtà ha prodotto una sconfitta di Satana in potenza al Golgota, ma che è evidente ha uno sviluppo graduale. Ogni giorno che passa, momento per momento, a grandi passi, ci avviciniamo verso la fine dei tempi, quando allora, e stavolta per sempre, sarà rinchiuso e soffrirà e pagherà per l'eternità con le sue pene, le sofferenze che ha dato agli uomini. Il trionfo del Cristo crocifisso quindi ha prodotto la sconfitta di Satana in potenza al Golgota, dove era stato
da Gesù preannunciato che questo sarebbe accaduto. C'è un verso importante, un po' complicato secondo alcuni, ma la Bibbia si spiega quando la andiamo a studiare e meditare con l'aiuto dello Spirito. Ed è affermato da Gesù con queste parole: l'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. Se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. E dunque, proprio come accade al granello seminato che marcisce sotto l'acqua che scorre e che scorre sopra di esso, così è accaduto al Maestro, al Divino Signore Gesù, il quale è vero che è morto, ma è anche altresì vero che è risuscitato. E desidero ricordare insieme a voi che le parole ora, notiamo ora, sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. In quel momento che Gesù parlava, Satana, fino ad allora, aveva separato il mondo da Dio. Paolo parla di questo dicendo in Romani 1: pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma gli uomini si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. E allora Satana, fino al momento in cui Gesù ha detto ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, ha tenuto schiavo e incatenato l'uomo, lo ha tenuto in privazione della sua libertà e libertà originale, trascinandoselo dietro. Aveva esercitato un potere terribile in un lungo tempo di tenebre spirituali, un periodo molto ben descritto da Paolo altrove, quando dice: io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Il che ci lascia comprendere, capire, che dietro l'idolatria, il prostrarsi davanti a idoli in modo religioso, c'è in realtà un culto ai demoni. Ed ecco perché facciamo bene a stare lontani da tutto questo. Satana ha accecato gli uomini, Satana li tiene prigionieri. Satana, fino a quel momento in cui Gesù ha detto ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, ha tenuto sotto schiavitù gli uomini. Era la nostra situazione ben descritta con le parole che Paolo userà: eravate senza Cristo, ma ora, mediante la morte di Cristo, siamo stati liberati. Notiamo questo ora. Intanto Gesù ha ripetuto due volte ora. Perché lo ha fatto? Perché lui voleva dimostrare che colui che fino allora era stato chiamato il principe di questo mondo, è il nome che i rabbini davano a Satana, i rabbini dell'antichità, colui che fino a quel momento aveva tenuto prigioniero l'umanità, in realtà aveva fatto tanto male all'uomo. Ma adesso Gesù sta a pronunciare questa meravigliosa libertà: il principe di questo mondo è cacciato fuori. Grazie Signore per Gesù. Non avremmo avuto nessuna speranza di farcela, ma Dio è intervenuto e ha cacciato fuori il principe di questo mondo. Cacciato fuori da dove? Dalla sua sfera di attività, che dalla caduta di Adamo ed Eva in poi è stata vissuta dall'umanità in modo terribile, perché è da allora che è entrata nel mondo la morte, la paura, la malattia, la sofferenza, il dolore nel partorire, la fatica nel lavoro,
C'era il lavoro, ma non c'era la fatica del lavoro. Tutto questo è stato conseguenza del nemico. Ma Gesù sta affermando e proclamando: ora viene cacciato fuori il principe di questo mondo. Stava cominciando un nuovo tempo in cui l'uomo forte, Satana, ben armato, guardava l'ingresso della casa di cui si era appropriato, che aveva usurpato, ma poi era venuto colui che è più forte, che era sopraggiunto e lo vinceva. Gli toglie, spiegò Gesù, tutta la sua armatura nella quale confidava e ne divideva il bottino. Quando io e voi pensiamo a queste cose ci perdiamo un po', è troppo grande per noi. Chi eravamo noi da partecipare a una cosa del genere? Ma Gesù ha detto: ora viene cacciato fuori il principe di questo mondo. La guerra contro Satana doveva essere aperta dalla morte e resurrezione di Gesù in un modo nuovo. C'è un testo in Apocalisse 11, dopo la morte e resurrezione di due testimoni che si presume, perché mai morti, siano Enoch ed Elia, i quali faranno grandi miracoli, ostacoleranno l'opera dell'Anticristo, saranno uccisi, ma dopo 3 giorni resusciteranno. Da allora e in poi, è scritto così in Apocalisse 11:15, il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Come vedete, quindi, ora, in questo momento, dice Gesù, inizia tutto questo, e da allora la vittoria finale a grandi passi è andata avanti. Era il principio dell'adempimento di Genesi 3:15, non a caso chiamato in modo abbastanza saggio il primo Evangelo, la prima buona notizia che ci è arrivata, ovvero: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie, che è Gesù, ti schiaccerà il capo e tu le ferirai, rivolta a Maria, il calcagno. È vero, il serpente antico, il diavolo, è riuscito a ferire mamma Maria nel posto più vulnerabile di un corpo, di un fisico, il calcagno. E cosa c'è di più caro a una mamma che il proprio figlio? Ma è proprio perché Gesù è venuto a soffrire, a patire per noi in croce, e che Maria ha avuto questo dolore, che io e voi oggi siamo liberi della libertà dei figlioli di Dio. Il trionfo del Cristo crocifisso nella sconfitta di Satana in potenza al Golgota produce prima di tutto il risultato del perdono. È scritto: a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo proprio sangue sia la gloria. Dunque, quando Gesù è morto e risorto, Lui ci ha assicurato il perdono, ma ci ha anche assicurato la liberazione dalla legge del peccato. Infatti è scritto: non c'è più dunque alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E allora io e voi non siamo più dei prigionieri, e allora io e voi non siamo più delle persone devastate dalla forza del peccato. In Cristo noi possiamo vivere una vita di libertà, ma possiamo anche, grazie alla sconfitta di Satana che in potenza è avvenuta al Golgota, essere liberati dalla paura della morte e dalla sua inesorabile forza. Il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto, e invece non andò così.
non c'è da meravigliarsene, è un bugiardo il diavolo. E infatti da allora in poi sono morti, e come? Un uomo destinato a vivere per sempre invece si ritrova, anche lui, magari con qualche annetto in più di noi, oltre i 900 anni, è scritto di lui, poi Adamo morì. E dopo di lui una lunga serie, poi morì, e le cose vanno ancora così. Ma in potenza, al Golgota, Gesù ci ha assicurato che noi avremo la vittoria. Questa vittoria che ci viene assicurata al Golgota ci dà una vita vittoriosa. È scritto dei credenti, lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. Lo hanno vinto, e dunque noi non dobbiamo avere paura del nemico. Lo hanno vinto, e quindi dobbiamo stare serenamente attendendo il ritorno del Signore, il quale poi porrà fine ad ogni cosa. In potenza al Golgota, ma questo trionfo del Cristo crocifisso ha anche per conseguenza la graduale sconfitta del nemico. Da quando Gesù disse ora sarà cacciato fuori questo nemico delle anime nostre, le cose stanno andando sempre più verso la fine dei tempi e la sconfitta completa. Prima di tutto dobbiamo ricordare che ancora oggi, purtroppo, il nemico ostacola l'opera di conversione della gente. Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardando fisso un mago, gli disse: «O pieno di ogni frode e furberia, figliuolo del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore?» E dunque, purtroppo, è accaduto e accadrà ancora. Il nemico ancora ha i colpi di coda di un nemico sconfitto, riesce ancora a combinare dei guai. Uno dei più pesanti è ritardare la conversione della gente, ma una chiesa piena di Spirito Santo, come pieno di Spirito Santo fu Paolo, può esercitare il potere di Dio perché la gente si possa convertire. Ancora Satana perseguita i santi, dirà San Giovanni, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione affinché siate provati. E dunque ancora ha questo tipo di autorità, ma la Chiesa può strappare le anime al diavolo e ridurlo in schiavitù. Non è ancora venuto il momento del millennio, quando secondo Apocalisse 20 verso 2 è scritto che lui sarà legato per 1000 anni. Il trionfo del Cristo crocifisso avrà un pieno effetto quando i tempi saranno compiuti. E allora ci sarà la prigionia definitiva del nemico delle anime nostre. Noi stiamo aspettando tutto questo. È scritto verso la fine dell'Apocalisse: e il diavolo che le aveva sedotte le genti fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia, cioè l'anticristo, e il falso profeta, il braccio religioso di questo capo politico, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Finalmente, alla fine della fine, tutto quello che Satana è riuscito a introdurre nella storia dell'umanità scomparirà. Non ci saranno più trasgressioni, non ci sarà più la schiavitù del peccato, non ci sarà più la morte, non ci sarà più la morte eterna, non ci sarà più la sconfitta, ci sarà la vittoria nel nome di Gesù. E allora i cristiani di ogni tempo si uniranno all'inno di lode e di esaltazione già formulato dall'Apostolo Paolo nel dire:
Allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Quanti cristiani hanno pianto e piangeranno ancora finché questo piano non giungerà al suo compimento, finché questa sconfitta di Satana in potenza al Golgota, graduale negli anni, definitiva nel futuro, avverrà. Quante lacrime versate, ma sta per venire il giorno in cui l'agnello asciugherà ogni lacrima e saremo di nuovo insieme con i cari che ci hanno lasciato. Certe volte tutto questo produce delle terribili ribellioni contro Dio. Perché ti sei preso il mio congiunto, il mio familiare? Per la verità hanno sbagliato destinatario. Non è il Signore che ha introdotto la morte. La morte è la conseguenza del peccato che noi uomini abbiamo commesso. Ma c'è una speranza, perché c'è il trionfo del Cristo crocifisso che ci assicurerà la sconfitta in potenza di Satana al Golgota, la sconfitta graduale di Satana nel futuro, il pieno effetto della sconfitta di Satana quando i tempi saranno compiuti. Profeticamente tutto questo era stato visto, è scritto e previsto da Isaia, che nel capitolo 63, verso 3, e ho concluso, scrisse: io sono stato solo a calcare l'uva nel tino e nessun uomo d'infra i popoli è stato con me. Gesù ha sofferto da solo. Gesù fu solo, dice uno dei nostri vecchi inni, quando soffrì nel tribunale, quando morì. Ma per la grazia di Dio poi Gesù è risorto. Il loro sangue, continua quel testo, è spruzzato sulle mie vesti, ho macchiato tutti i miei abiti, poiché il giorno della vendetta che era nel mio cuore e il mio anno di redenzione sono giunti. Ora il principe del mondo sarà cacciato. Ora, è ripetuto ancora, questo avverrà. Noi stiamo aspettando quel giorno. Presto Gesù ritornerà e noi saremo per sempre con Lui. Ci alziamo all'impiedi. Ogni capo è chinato e ogni occhio è chiuso. Lo Spirito del Signore è in mezzo a noi per operare. Permettiamo a Dio di intervenire. Padre, la nostra preghiera sale a Te nel nome di Gesù e Ti lodiamo. Sappiamo per certo che Tu vuoi avere cura di noi. Noi domandiamo che il Tuo Spirito ci aiuti a realizzare che questa vittoria ci è stata assicurata in potenza al Golgota. Già da allora è una realtà che viviamo, ma Ti lodiamo anche perché gradualmente stiamo vedendo ogni giorno, momento dopo momento, il venir meno del potere del male, mentre tante persone danno il cuore a Gesù. Egli perde e perde i suoi figli e le sue preferite vittime, ma Ti lodiamo anche perché sta per venire il giorno in cui noi assisteremo al trionfo del Cristo crocifisso e allora la morte sarà sommersa nella vittoria. Ti preghiamo per ogni amica, amico che si trova in difficoltà, che lo Spirito Tuo Santo conceda a ciascuno il Tuo aiuto e la Tua benedizione. Chi non ha pace, chi è vittima del potere del peccato, della schiavitù, del vizio, sia liberato nel nome del Signore Gesù Cristo. Ogni persona che in questo momento ti sta dicendo: Gesù, aiutami, Signore, vai incontro e rispondigli. Grazie perché Tu sei interessato al nostro bene. Noi ci aspettiamo di vedere l'opera Tua progredire nel nome di Gesù. Benedetto in eterno.